Ciao ragazzi! Oggi affrontiamo lo studio di un famosissimo esperimento del 1961. Viene conosciuto normalmente come esperimento di Milgram. È un esperimento che Stanley Milgram ha fatto all'interno dell'Università di Yale per riuscire a capire quale adesione agli ordini dell'autorità hanno i soggetti quando hanno un'influenza forte da parte appunto di un esponente autorevole all'interno del gruppo e anche se hanno una coscienza e una morale che andrebbero contro a queste pressioni, in verità si ritrovano ad ubbidire. Il libro, che si intitola Obbedienza all'autorità, uno sguardo sperimentale appunto di Stanley Milgram, è stato edito a Milano nel 2007. Ma chi era Stanley Milgram? Nasce nel 1933, muore nel 1984 e condusse questo esperimento nel 1961 presso i locali dell'Interaction Laboratory della Yale University per riuscire a portare avanti la riflessione che una filosofa famosa, Hannah Arendt, stava svolgendo in merito al processo di grande criminale che era Adolf Eichmann, il quale appunto durante il processo svoltosi a Gerusalemme perché era accusato di crimini contro il popolo ebraico, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra sotto il regime nazista, va a difendere, diciamo, la sua posizione sostenendo che lui, dopo tutto, stava solo ubbidendo a degli ordini superiori e che quindi lui stava svolgendo normalmente il suo lavoro. Hannah Arendt scriverà poi una famosa riflessione intitolata appunto La banalità del male, ma un paio, 3 mesi dopo l'inizio del processo a Gerusalemme, Stanley Milgram decide appunto di andare a vedere, di capire come mai effettivamente si potesse andare contro i propri valori, contro la propria coscienza per obbedire a determinati ordini superiori. C'è anche un inizio del testo di appunto Obbedienza all'autorità di Milgram in cui lui esordisce appunto dicendo: l'obbedienza è uno degli elementi fondamentali della struttura della vita sociale. Quindi Milgram vuole proprio andare a capire come le radici dell'obbedienza possano avere in certi casi effetti positivi, ma nel suo esperimento appunto effetti molto molto negativi. Vediamo quindi la descrizione dell'esperimento. Il ricercatore intanto va a coinvolgere più di 1.000 persone. Queste persone hanno un'età compresa tra i 20 e i 50 anni e sono state coinvolte tramite un annuncio sul giornale, quindi sono comunque dei volontari e sono stati anche retribuiti per fare questo esperimento. Ai soggetti coinvolti nell'esperimento fu comunicato che essi partecipavano a uno studio sugli effetti della punizione nel processo di apprendimento. Un soggetto doveva comportarsi come insegnante, l'altro come allievo che doveva apprendere. Sebbene si tirasse a sorte per decidere chi fosse l'insegnante e chi fosse l'allievo, il sorteggio era truccato, in modo che l'allievo fosse sempre un collaboratore di Milgram, che quindi recitava una parte d'accordo con Milgram.
All'insegnante era ordinato di somministrare una scossa elettrica ogni volta che l'allievo avesse sbagliato la risposta alle domande poste. Le domande erano delle serie di sostantivi da apprendere a memoria e tutte le volte che lo studente, l'allievo sbagliava, veniva aumentata la scossa. L'insegnante disponeva di un finto generatore che, se funzionante, avrebbe somministrato 30 diversi shock di intensità variabile da un minimo di 15 a un massimo di 450 volt. L'allievo, che ovviamente non era realmente connesso al generatore di scosse, simulava, fingeva in maniera convincente le espressioni di dolore e le grida. Man mano che aumentava la violenza delle scosse, aumentavano le urla di dolore. Se l'insegnante esitava nel somministrare le scosse, lo sperimentatore lo incoraggiava a proseguire. Milgram si preoccupava di scoprire a quale punto gli insegnanti avrebbero smesso di dare le scosse. Contrariamente alle aspettative, nonostante gli insegnanti mostrassero sintomi di tensione e protestassero a voce, il 62% accettava l'esperimento fino alla scarica più potente. Ripetendo più volte l'esperimento, Milgram notò che l'obbedienza dell'insegnante era più alta quando chi impartiva ordini gli era vicino e adottava uno stile autoritario, quando l'esperimento si svolgeva in una sede prestigiosa, quando più l'allievo vittima era lontano, allora aumentava la scossa, e quando non erano presenti modelli di disobbedienza, cioè nella stanza nessun altro insegnante rifiutava di obbedire. A quale conclusione quindi arrivò Milgram? Arrivò alla conclusione che appunto il 62% degli insegnanti, dei volontari, meglio, che recitavano la parte degli insegnanti, andavano contro la loro morale e accettavano quindi di punire con scosse anche molto dolorose gli studenti purché si arrivasse al compito, al raggiungimento dell'obiettivo. Scrive infatti Milgram nelle conclusioni del suo volume: gente normale, che si occupa soltanto del suo lavoro e che non è motivata da nessuna particolare aggressività, può, da un momento all'altro, rendersi complice di un processo di distruzione. Ancora più grave è il fatto che la maggior parte di loro non ha le risorse necessarie per opporsi all'autorità, anche quando si accorge di compiere atti malvagi. In contrasto con le più elementari norme morali, entra in gioco tutta una gamma di inibizioni che impediscono la rivolta e provocano la sottomissione. Quindi, questi soggetti, anche se erano coscienti di commettere una cosa sbagliata, sapevano benissimo che non era giusto quello che stavano facendo, vanno ugualmente avanti nel loro compito. E quali fattori per Milgram sono importanti per andare a ubbidire contro la propria coscienza? I perché sono molti. Allora, intanto Milgram si rende conto che un elemento fondamentale è la buona educazione, cioè l'abitudine a ubbidire. Un altro elemento fondamentale è l'impegno nei confronti di una autorità. Quindi il fatto di aver assunto l'incarico, di essere responsabili, diciamo, di quello che si sta facendo e lo si deve portare avanti ad ogni costo.
ma soprattutto la vergogna al tirarsi indietro. Quindi aver iniziato una cosa e poi interromperla perché si pensa che non sia giusto, allora diventa elemento di vergogna e quindi per non vergognarsi piuttosto si va avanti contro la propria morale. Ci sono quindi poi anche dei meccanismi di adattamento che il soggetto va a fare quasi per scusarsi del proprio comportamento. Ad esempio, i soggetti vanno a concentrarsi di più sugli aspetti tecnici della loro attività, quindi vanno a cercare di svolgere al meglio quello che stanno facendo e non vanno invece a pensare alle conseguenze finali di quello che è il loro comportamento. Quindi non vanno a pensare che cosa succederà dopo il loro comportamento ingiusto. Oppure un altro elemento, un meccanismo fondamentale è il fatto di andare a delegare la propria responsabilità a qualcun altro, cioè dire il responsabile, in questo caso il direttore dell'esperimento, cioè Milgram, mi ha ordinato di fare così, oppure l'università, sia all'interno di una bella struttura elegante, ha ordinato di fare così, oppure elementi ancora più impersonali, cioè l'esperimento lo esige, allora questa entità, questo esperimento diventa quasi un qualcosa a cui non si può disubbidire. Elementi però anche come la distanza o la vicinanza della vittima sono importanti e anche il prestigio che il direttore dell'esperimento riveste anche non è da sottovalutare, perché il fatto che sia un'autorità a dare un ordine va a portare maggiormente la tensione a eseguire appunto l'ordine. C'è quindi tutta una serie di fattori. Un altro elemento fondamentale è la situazione di emergenza. Se si è da soli, si interviene magari andando più a seguire la propria buona coscienza, i propri buoni valori. Se invece si è in gruppo, più è grande il gruppo in situazione di emergenza e meno si interviene in aiuto di chi è in difficoltà. Quindi in qualche modo si va a delegare. C'è un altro meccanismo importante che si chiama effetto polarizzante, cioè gli atteggiamenti, i valori predominanti della maggioranza del gruppo vanno ad rafforzarsi ancora di più nel momento in cui si va ad agire in una situazione particolare. Ci sono quindi questi effetti di polarizzazione del gruppo sia in senso positivo sia in senso negativo, cioè se i valori predominanti della maggioranza sono buoni, allora la maggior parte del gruppo tenderà verso questi valori giusti, buoni. Se invece la maggioranza del gruppo ha dei valori negativi, allora ci saranno degli effetti negativi. Pensiamo ad esempio ai gruppi terroristici in cui ci sono degli effetti negativi, violenti, grandissimi a livello di carica di aggressività del singolo, perché a monte la sua tendenza è stata fortemente polarizzata verso il raggiungimento di un obiettivo distruttivo. Vediamo quindi come gli studi di Milgram hanno dato in qualche modo risposta a quelli che erano stati gli studi della filosofa Hannah Arendt, per cui la stessa Arendt arrivò alla conclusione che una persona normale può diventare una persona malvagia, può seguire
il male, anche se non è, diciamo, un mostro assetato di sangue, ma semplicemente un grigio burocrate che è convinto di fare il proprio lavoro. Va bene, concludiamo quindi la nostra lezione sull'esperimento di Milgram e abbiamo capito che il male deve essere sempre riconosciuto, perché può arrivare nelle nostre vite, nelle nostre società, nei nostri gruppi sociali anche in modo molto banale, ma non dimentichiamoci mai di quella piccolissima, però pur presente, 38% di persone che andavano a impersonare la parte del docente che si rifiuta di fare del male, si rifiuta di punire con delle scosse sempre più potenti gli studenti che non riescono ad apprendere. Quindi questo è l'insegnamento della lezione di oggi. Al male si può sempre dire di no, si è sempre liberi di dire di no a un'autorità, seppur importante, prestigiosa, potente, polarizzante, si può in ogni caso andare a rifiutarsi di fare il male. Va bene, io vi saluto, è la vostra professoressa Florio, vi aspetta alla prossima lezione. Grazie!